Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere siamo a bordo di una Yamaha MT-09. Siamo in compagnia della mia ragazza che è seduta dietro e stiamo andando verso Volterra. E prima di tutto ci tengo a ringraziare veramente di cuore la Motor Game di Pisa, che è una concessionaria che ci ha permesso di utilizzare questa splendida MT-09. Quindi se volete provare questa splendida moto, acquistarla o provarne altre moto Yamaha, potete benissimo recarvi da loro, Motor Game di Pisa. Sono veramente stradisponibili. Partirei dandovi qualche informazione. Questa MT-09 insieme alla MT-07 sono le due moto più vendute da casa Yamaha, e questo già ci dice tanto sulla bellezza di questa moto. A parer mio, i suoi due punti, diciamo, di maggior forza sono la versatilità, ovvero può essere guidata in maniera molto tranquilla anche in città. Sotto i 4000 giri non vibra praticamente niente, è tranquilla e maneggevole. Il suo peso è veramente irrisorio, ovvero 174 kg a secco. Per una moto del genere, a parer mio, sono veramente pochi. La seduta è molto bassa, quindi ci permette in città di appoggiare senza problemi in terra e gestire la moto tranquillamente anche nelle manovre. Pensate che io sono alto circa 1,73 e appoggio entrambi i piedi a terra completamente. Allo stesso tempo ha un'anima sportiva che ci permette di spingere quando vogliamo spingere, perché ha un motore da 115 cavalli, quindi veramente tanti. Su questa moto al momento abbiamo montato una Krapovic, purtroppo con il DB Killer, ma già suona bene. Oltre alla versatilità, secondo me un altro dei fattori che la fa essere tra le moto più acquistate della Yamaha è il fatto che, oltre al prezzo abbastanza basso, circa 8.900 euro, è una moto che veramente è molto facile da guidare, secondo me anche per un neofita che si approda al mondo delle moto, è veramente di una facilità disarmante, soprattutto con i controlli attivi. Però bisogna prestare attenzione perché si fa veramente presto a raggiungere velocità molto elevate. Come tipi di controlli abbiamo ovviamente ABS su entrambe le ruote, tre diverse mappature di potenza motore. Abbiamo la B, che sarebbe la Rain, quindi poca potenza, e a parer mio la eroga veramente in una maniera troppo dolce, quindi a meno che veramente non siamo su asfalti molto scivolosi e bagnati non conviene utilizzarla. Poi abbiamo la Standard, che è la più versatile, in cui abbiamo un'erogazione dolce se la vogliamo dolce e un po' più cattiva se vogliamo aprire, quindi ci permette di fare entrambe le cose. Mentre la mappatura A è molto più cattiva e brusca, e quindi a volte è anche un po' difficile da maneggiare perché è veramente potente, e magari per guide un po' più esperte. Oltre a questo abbiamo il traction control su tre livelli. Mi ha pinzato qualcosa. Ragazzi, credo di essermi già preso la prima puntura da ape vespa, quello che era l'estate, perché sta iniziando ora la primavera. Oggi sono ben 24 gradi e me la sono già beccata, però non mi ha fatto tanto male, non lo so, ho sentito un pizzico, speriamo sia uscita dalla tuta.
Come vi stavo dicendo, abbiamo il traction control su tre livelli. Un livello 2 in cui è molto invadente e quando proviamo ad aprire, soprattutto nelle prime marce, sentiamo che entra in azione e non permette lo slittamento della ruota posteriore e l'impennata. Sul livello 1 abbiamo un livello molto intermedio che secondo me è quello migliore. Mi inizia a pizzicare abbastanza il pinzo. Comunque dicevo che il traction control sul livello 1 a parer mio è quello migliore perché permette di spingere veramente forte, si sente che entra in azione, ma ci permette comunque una guida molto sportiva e veloce. Mentre se lo disattiviamo completamente, ovviamente la moto tira fuori la sua bestialità, ma va saputa governare, perché veramente 115 cavalli sono tanti e la moto è leggera, quindi tende molto a slittare e a impennarsi, quindi va saputa maneggiare con attenzione. Adesso siamo con la mappa standard, traction control sul livello 1. Vi faccio vedere un po' un'apertura. Come avete potuto vedere, la moto si è alzata, abbiamo tirato la seconda marcia, siamo in due, la moto si è alzata. Quando sono da solo tende più a slittare, probabilmente dato il mio peso molto basso, la moto è abbastanza scarica dietro e tende a slittare. Il sound del tre cilindri è veramente fantastico. Mi dispiace avere il DB Killer sull'Acra perché penso che senza sia veramente qualcosa di pazzesco, ho visto dei video su YouTube fuori di testa. Pur essendo in due in un misto stretto, devo dire che la moto si comporta molto bene in curva. L'unico difetto di cui ho sentito parlare da altri possessori di MT-09 è il monoammortizzatore posteriore che dondola leggermente, ma si sente più che altro quando si inizia ad andare veramente molto spediti in curva, quindi per una guida molto veloce e esperta. Inoltre, avendo una buona coppia anche ai bassi, permette di non cambiare troppe marce. E anche nei tornanti più stretti riusciamo anche a mantenere la terza volendo. Ah, mi stavo dimenticando di dirvi una cosa molto importante, che a volte mi dimentico anche di utilizzare per abitudine, è che questa moto è dotata di quick shift, quindi ci permette di cambiare marcia non in scalata, anche senza utilizzo della frizione e senza chiudere il gas in questo modo. Ovviamente l'ho fatto male, giusto per farvi vedere come funziona. È una cosa a cui non sono per niente abituato e quindi mi viene da chiudere il gas e cambiare utilizzando la frizione. Ma una volta fatta l'abitudine è veramente veramente comodo, soprattutto per una guida un po' più sportiva. Veramente ci permette di non chiudere il gas e di non perdere veramente tanto tempo nel cambio di marcia. E siamo arrivati, accolti dalla municipale ma anche da questo bel panorama. Abbiamo scarico Akrapovic, portatalga Power Parts. Questo è veramente veramente bello. Frecce che fanno sia da frecce che da stop, adesso ve le faccio vedere. Secondo me sono fantastiche, soprattutto al buio. Possiamo vedere il fanale posteriore, veramente figo. Frecce davanti che anche queste fanno da luce anteriore. Abbiamo, rispetto alla vecchia versione, un faro molto più cattivo e innovativo. Abbiamo un MT-09 versione vecchia proprio qui accanto, così posso farvi vedere la differenza del faro, che era molto più semplice. Mi sembra, se non sbaglio, che adesso è solo sull'MT-07 in questo modo, mentre sulla 09 l'abbiamo così, appunto. Le mappature sono modificabili molto velocemente tramite questo tasto mod. Come vedete, scorriamo A adesso e B, mentre per il traction control abbiamo questo tasto che ci fa passare a 2, mentre se lo teniamo premuto si disattiva. Ragazzi, oggi finalmente è arrivato il caldo, adesso siamo messi all'ombra di un albero per riposarci un po', perché abbiamo fatto una bella camminata con questo caldo, quindi siamo distrutti, tenendo casco, giacca e varia attrezzatura. Lei stanca morta. Dici qualcosa, com'era la moto? Ha detto sta un po' troppo piegata con le gambe perché ci sono le pedaline,
del passeggero che sono molto alte e quindi tendi a stare in una posizione un po' scomoda per il passeggero. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can't lose. Ragazzi, quando provate a portarla fino al limitatore, esce un mostro da questo motore, veramente. È qualcosa di fenomenale. Ragazzi, come potete immaginare, le cose da dire su una moto sono veramente tante e mentre si guida si deve pensare anche alla strada. Quindi potrei essermi dimenticato qualcosa, ma se avete qualche domanda non esitate a farmele nei commenti e vi risponderò a tutti. Adesso vorrei provare a fare delle partenze con traction control sul livello 2, sul livello 1 e poi senza traction control. E poi faremo anche un test di frenata perché non abbiamo avuto l'occasione di provare per bene i freni. Allora, la mappatura la terremo sempre su A, che è la mappatura più potente. Traction control livello 2, proviamo questa partenza. Non mi piace molto questo traction control sul livello 2 almeno. Cioè, se dobbiamo andare con una guida tranquilla va bene, se vogliamo provare a spingere tende a fare questa cosa qua che dà veramente fastidio, ovvero ti chiude il gas e lo riapre, ti chiude il gas e lo riapre. Quindi diciamo che se volete tirare il traction control livello 2 fa veramente schifo, nel senso è fatto per andare veramente piano e essere sicuri che non ti sbacchetti su strade schifose. Quindi proviamo adesso invece sul livello 1. Livello 1 dovrebbe essere già molto molto meno invadente. Proviamo. Livello 1 è già tutta un'altra cosa, veramente veramente ottimo. Non è praticamente mai entrato, quindi a meno che veramente non sta scivolando la moto oppure non si sta impennando di brutto, non entra, perché la moto si è anche alzata, ho chiuso io il gas, non è entrato da solo. Come vedete sono riuscito anche ad alzarla. Se si alza più di un tot si attiva il traction control. Adesso invece proviamo a disattivarlo completamente. Ok, traction control disattivato, quindi adesso sprigiona la potenza bruta che ha. Sì, sì che va, si è alzata veramente un sacco. Se la strada non è buona, slitterà veramente tanto. E adesso vorrei fare un test di frenata raggiungendo circa i 100 km/h e provando un 100-0. Ok, frenata non male, non male. Affonda un pochino l'anteriore. L'ABS entra sul posteriore facilmente, mentre sull'anteriore non si sente. Adesso riproverò un attimo a fare un'altra frenata. Ok, i freni sembrano veramente ottimi. La moto rimane completamente stabile in frenata. Non si sente sbacchettare a destra o a sinistra, rimane veramente, veramente dritta dove sta andando. Beh, ragazzi, dopo le tante prove, direi che è arrivato il momento di riportarla al suo legittimo proprietario. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che la moto vi sia piaciuta. Come sempre, alla fine dei test ride, a fine video troverete una schermata dove darò dei punteggi ad alcune caratteristiche della moto. Vi ricordo che i punteggi ovviamente sono relativi alla categoria di cui si sta parlando. E ringrazio ancora una volta Motor Game di Pisa, che è la concessionaria
concessionaria che ci ha dato la possibilità di utilizzare questa splendida moto. Quindi se volete provarla, se volete acquistarla, se volete provare altre moto, a Motor Game di Pisa trovate persone veramente disponibili per le prove, per insomma informazioni, tutto ciò di cui avete bisogno. Siamo arrivati a Motor Game di Pisa. Eccolo qua, concessionario ufficiale Yamaha. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Saluta. Ciao.